so se si sente, ma stanno facendo i lavori, grande. Ma salve, ma ben trovati. Teo, episodio 1, esatto. Che cos'è sta roba che direte voi? Direte voi, ma che vuole fare? Che cos'è Peo episodio 1? Io non sono un grande amante dei vlog, soprattutto i vlog trash che ci sono là fuori. Ma ci sono molti vlogger, americani soprattutto, che sono davvero bravi, per quel che posso dire, per quando si parla di videomaking. Ed è mia intenzione quindi partire questa serie, che si chiamerà semplicemente Peo episodio qualcosa, in cui vi racconto, vi faccio vedere cose. Vi piacciono le cose? Recentemente in un video ho parlato del mio e perché stanno facendo i lavori adesso, Cristo! Recentemente in un video ho parlato del mio cane, il mio Husky. L'Husky non è un cane facile, ok? In molti là fuori lo comprano o lo adottano per poi tristemente abbandonarlo perché sono degli incompetenti con i cani, così come ero io. Ma per quanto riguarda me, avere un Husky mi ha reso non solo più responsabile, ma mi ha reso relativamente bravo con i cani, credo. Il mio cane è un cane educato, addestrato da me. Ho dovuto imparare ad addestrare e ho dovuto adeguarmi ai ritmi di un Husky, perché io, stupido, deficiente che non sono altro, ho preso un Husky pur abitando in un appartamento. Uno può anche prendere un Husky abitando in un appartamento, però dopo un po' il culetto te lo devi fare, perché comunque sia un cane di taglia media o grande, che ha bisogno di correre, ha bisogno di fare attività e cose varie. Io ad esempio lo porto a correre con lo skate, ma piuttosto che parlarvene ve lo faccio vedere. Chi è? Dove cazzo vai? Come vi avrò appena anticipato, oggi parliamo di lui, questo stronzo. Si sente probabilmente che la mia voce è ancora un po' così. Mi sono appena svegliato, ok? Lui è Kirk. Ciao Kirk. Kirk, fai qualcosa di interessante per la telecamera. Che fai? Qui ci sono un conicino. Ti chiappo il musetto, eh? Te lo chiappo il musetto. Te chiappo il musetto. Te chiappo. Mi vuole attaccare. Mi vuole attaccare. Stai zitto. Stai dicendo a me? A me così non mi parli. Ti do uno schiaffo. Mi sta attaccando. Fate scherzi, prima mi serve fare colazione, ok? Detto ciò, vi farò vedere quali sono gli espedienti che io utilizzo per far, come dire, sfogare il mio cane. Noi abbiamo questo, c'è pure scritto Peo. Una semplice tavola. Beh, andiamo direttamente fuori e vi faccio vedere. Ebbene sì, bastano pochi passi affinché noi già siamo in mezzo alla natura, diciamo così, qui dove noi passeggiamo e dove porto il cane anche a correre, perché questa strada è relativamente deserta, quindi io direi che si può, che vi posso far vedere cose. Innanzitutto guardate appena appoggio la tavola come già è teso. Kirk, non c'è niente lì dietro, dobbiamo andare. Aspetta, Cristoforo, pronto? Siamo pronti, andiamo. Madonna, quanto è freddo! Cristo! È freddo, Cristo! Quanto è freddo! Allora, quante pipì fai? Oddio! Ho le mani ghiacciate! Ah! Ormai l'inverno è vicino, l'inverno sta arrivando. E non è tipo il Trono di Spade che ci mette un sacco di stagioni affinché arrivi l'inverno. Qui arriva abbastanza in fretta. Noi siamo venuti giù da questa discesa, come potete vedere. E di solito la salita non la facciamo con lo skate, la facciamo camminando. Se no io devo aiutarlo e spingere, perché, beh, siamo in salita, sai come. Ci proviamo a fare un po' di salita, che dici? Un pochino di salita, dai. Io sono già stufo, sono già stanco.
Questo in effetti non è una cosa che si può fare tutte le mattine, perché è un freddo boia. Cristo, forse è più da fare a mezzogiorno questo periodo, o il tardo pomeriggio, non so, ma di prima mattina mi devo procurare dei guanti, perché mi si ghiacciano le mani. Facciamo un ultimo pezzo di salita. Dai, Kirk. Vediamo su. Salve. Piaciuta la transizione particolare? Adesso per chiudere vi facciamo vedere due cosette che questo cane sa fare. Sto stronzo. Vi piace come tengo il mio video in mano? Forse stamattina non aveva tutta questa voglia di correre, era anche un freddo cane, come ho detto anche nel video. Ma in genere almeno una volta al giorno lo devo fare, perché il cane si deve pur sfogare. Addestrare poi un husky non è mica una cosa facile, quindi mi prendo anche un po' di merito qui se posso. Se andassimo invece a vedere come si comporta un cane tipo bastardino, un cane, un meticcio per dire, di solito sono più inclini, tra virgolette, ad accettare l'addestramento, non per forza più intelligenti. Il mio è un cane intelligente, è furbissimo, è una testa di cazzo, è così intelligente che cerca sempre di raggirarmi, di avere sempre ragione, è furbissimo, ok? Il problema è quando gli dici fai una cosa o vieni qui, lui ti guarderà e ti dirà tipo dici a me, stai parlando con me, e se lo dico io ok, ma se lo dice tipo mio fratello, che nella gerarchia della sua testa mio fratello è proprio sottoterra, col cazzo che l'ascolta. Stai seduto, seduto, bravo, con, dammi la zampa. Zampa, molto piacere. L'altra? L'altra zampa, l'altra. Oh, bravo, bravo. Seduto. Terra. Bravo. Fermo così, fermo lì. Questo zozzo adora il pane, ovviamente. Farebbe di tutto per il pane. È una mignotta, letteralmente, per il pane. Lo vuoi questo pezzo? Ah, ti piacerebbe? Seduto. Terra. Bang. È morto questo canino. Eccolo. Bravo, O sono io un bravo addestratore? Andiamo piuttosto quindi a vedere come si comporta un bastardino, visto che nella famiglia è entrato a far parte un altro cagnolino per voi di Telegram, che avrete sicuramente visto. E per chi non lo fosse, beh, seguitemi sul canale Telegram, di solito lì è dove... Cioè, lo utilizzo quasi meglio di Instagram, secondo me. C'è un contatto diretto, di solito chi ti segue su Telegram vuol dire proprio che ci tiene. Infatti lì puoi scaricare i disegni HD da usare come sfondo, quel che cacchio ti pare o cose del genere. Quindi per chi non lo fosse, link in descrizione. Ma vediamo come si comporta un bastardino piuttosto. E invece qui adesso c'è un altro cane. Oh, stai buono, vedi che c'ho il video in mano. Stai buono. Ma cazzo, vabbè. Senti, che stai a fa? Questa cana, perché è una femmina, si chiama Zelda, come la principessa. Vieni qua, Zelda. Zitta. Stai buono. E ti devo uno schiaffo, sennò. Mamma mia. Ero venuto soltanto a prendere... Questa è la casa della mia ex suocera. Sì, ex suocera, diciamo così. Stai... Ehi! Te do una cosa, guarda, mi fai male. La casa della mia ex suocera. Ero venuto a prendere delle cose, ho trovato questa cagna. Questa cagnolina. Fondamentalmente impazzita, per farvi vedere che... Che c'è? E stavo ululando perché stavo un attimo da sola. E di solito lei impazzisce? Cioè, stiamo insegnando qualcosa anche a lei. Io sto insegnando qualcosa anche a lei, perché sembrerà stupido, ma inizio ad avere una certa esperienza con l'addestramento di cani. Mi sembrerà stupido. Zelda! No, non piangere. Seduta! Ah, seduta! 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 Terra! Terra!
Cioè, lei è un po' più agitata, quindi fa un po' fatica a ascoltare, non è come Kirk. Poi adesso è ancora più agitata perché sta aspettando che arrivi la sua mammina, diciamo così. Che c'è? Stai buona, mi fai male. Però questa cagnolina, che ha solo 2 mesi, di per sé è stata molto più facile da addestrare del mio Husky. Perché l'Husky è un po' uno stronzo. Zitta che sto a parlare! Porca zozza, te chiappo sa... L'Husky è un po' più stronzo da addestrare, mentre i cagnolini come lei, che è una bastardina, di solito sono molto più inclini ad ascoltare, non per forza più intelligenti. Devo dire, il mio Husky sembra molto intelligente, e lo è, ne sono sicuro. Ma è un po' più testardo, un po' più stronzo, nel senso che tu gli dici di fare una cosa, lui dice: tu dici a me di fare una cosa? Stai scherzando? Ma andiamo, non sai neanche che i tentacoli di Tokyo Ghoul si chiamano Kagune, Cristo. Ma adesso è meglio se torniamo in ufficio e chiudiamo questo video. E tu smettila di piangere, cosa? Che te chiappo il musetto? Adesso tornano. Adesso tornano, stai buono. Adesso tornano. Non so se sarà venuto un video piuttosto breve, ma a me fotte una gran minchia di fare video sopra i 10 minuti, ok? Li faccio ancora per il piacere di farlo. Non ho abbastanza iscritti da riuscire a vedere il tutto come un business, questo YouTube. Visto che sto appena superando gli introiti necessari a comprarti un panino ed una birra, e per questo vi ringrazio. Ma vi ricordo che se questo strano video vlog ambiguo vi è piaciuto, beh, mostrate un po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se non lo fate, potete tranquillamente chiedere a un amico di stringervi la mano e dirgli di accompagnarvi ad andare a fare in culo. Vi adoro lo stesso. Ricordatevi che questo era Electric.